Un caro saluto a tutti gli amici del canale. La ragione di questo video è che purtroppo ho avuto un problema con la mia Parker Jotter. Questa è l'ultima versione uscita, quella nel 2018. E volevo magari sapere se qualcuno poteva darmi un piccolo aiuto per poter risolvere questo problema. Questa penna l'ho acquistata circa 9 mesi fa, era settembre del 2020, e purtroppo dopo 9 mesi di utilizzo, nella quale la penna si è sempre comportata in maniera più che valida, si è verificata la rottura in due punti del fusto, proprio dove c'è il filetto, e quindi la penna non si riesce più a chiudere in maniera ermetica, diciamo così, tant'è vero che quando rimuovo il cappuccio, spesso mi rimane in mano tutta la penna così e il fusto nell'altra mano. Volevo sapere, secondo voi, se c'è la possibilità di acquistare da qualche altra parte un fusto nuovo, magari non in plastica oppure in metallo, perché come voi sapete, nella tipica tradizione della Parker, i cappucci sono sempre in metallo, mentre i fusti possono essere sia in plastica che in metallo. Anche per questa Jotter 2018 esiste la versione col fusto in acciaio, in metallo, e sarebbe un'ottima soluzione poter acquistare appunto un fusto in metallo in modo da ripristinare questa penna. Tra l'altro io questa da quando l'ho comprata, dato le dimensioni veramente ottimali, l'ho sempre utilizzata come penna da portare in giro nella tasca dei miei vari giacconi. Però purtroppo da quando si è verificato questo inconveniente non posso più utilizzarla e mi piacerebbe molto poterla ripristinare. Bene, cari amici, se qualcuno ha qualche idea, qualche suggerimento, ben venga. Bene. Con questo è tutto, come sempre un ringraziamento all'amico Leopoldo e un caro saluto a tutti dal Pellicano.